E mi sono innamorato di Simone Inzaghi. Se gli rompi il cazzo, prima o poi la paghi. E mi sono innamorato di Simone Inzaghi. Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Mastro Pagelle di Roma Inter, prima soliti 20 secondi per ricordarvi di scaricare l'applicazione Number One per avere tutte le informazioni sul calciomercato della vostra squadra e non solo. A gennaio riparte la rumba del calciomercato, quindi il consiglio è scaricate l'applicazione gratuita di OneFootball. Qui vi lascio anche il QR code, così se state guardando per caso questo video dal computer o dal PC, basta mettere davanti al QR code il telefonino e ve la scaricate in un batter d'occhio. Link in descrizione, OneFootball, mi raccomando, scaricatela. Andanovic, voto 6, non ha fatto un cazzo. Andanovic, ragazzi, ieri proprio giornata che Andanovic andasse a fare una giornata di vacanza all'Olimpico con la sigaretta proprio in bocca, col caffettino, in una giornata addirittura senza De Vrij, cioè proprio non l'avrei mai detto, inoperoso. L'unico vero pericolo fatto, insomma, prodotto dalla Roma è stato scampato da quell'intervento prodigioso di Django Dumfries, e poi ne parleremo di Django. Quindi Andanovic si becca un 6 perché non ha fatto un cazzo. Iceman sarebbe da 7, ma voglio essere pignolo oggi. Voglio essere pignolo e cercare il pelo nell'uovo perché altrimenti la gente dice: ma regali i voti a tutti. Va bene. Da 7 lo faccio diventare 6 e mezzo perché nel finale di partita sul 3-0 a risultato già acquisito ha fatto una piccola sbavatura quando con quel colpo di testa all'indietro dove ha dovuto intervenire Andanovic di pugno a sbrogliare una matassa. Ecco, forse lì Andanovic è l'unica volta dove ha fatto qualcosa. Quindi Skriniar Iceman da 7 lo passo 6 e mezzo. Così anche i pignoli delle pagelle saranno contenti. Bastoncino Findus. Che partita ha fatto Bastoncino Findus? 8! 8! Allora, entra nel gol di Dzeko, anche lui ci mette lo zampino. Assist al bacio per Dumfries. Cioè, un centrale con i piedi così in Italia esiste? Cioè, forse solo Bonucci quando era in straforma, quando era un po' più giovane, ma perché a livello di educazione, i piedi di Bastoncino sono talmente educati che quando va in giro salutano la gente, salutano. Esiste un centrale in Italia con i piedi più educati di Bastoncino Findus? No, non esistono. Dicono buon appetito quando si siedono a tavola i piedi di Bastoncino Findus, da tanto che sono educati. E poi vabbè, una partita. L'assist per Django entra nel gol del 3-0 e dirige veramente la difesa dietro con un'autorevolezza che sembra uno di 30 anni. Sembra uno di 30 anni. Mamma mia, che difensore che abbiamo in casa, ragazzi! Bastoncino Findus, voto 8. D'Ambrosio, 6 più. Gioca un po' a sorpresa, ma neanche troppo. E fa una partita alla D'Ambrosio della serie. Ragazzi, tranquilli. Io so quello che devo fare, non strafaccio, non cerco di fare cose in più che non mi competono, mi metto qui, bello tranquillo, bado la vigna, non faccio cappelle, fidatevi di me. Ecco, questa è la sintesi della partita di D'Ambrosio. Fa una partita bella, tranquilla, in scioltezza, senza strafare, ma senza sbavature. E si porta a casa un bel 6 più tranquillo, tranquillo, tranquillo. Bravo Danilone che quando viene chiamato in causa risponde sempre: presenti, signora maestra. Django Dumfries. Ragazzi, Django Dumfries, volevate il votone per Django Dumfries? Perché l'altra volta con lo Spezia gli ho dato 6 e mezzo, o manco gli avessi dato 5. Manco gli avessi dato 5 e mezzo, gli ho dato 6 e mezzo. Cosa aveva fatto con lo Spezia per meritarsi più di 6 e mezzo? Che poi 6 e mezzo non è mica un brutto voto, è 6 e mezzo. Io a scuola non prendevo mai 6 e mezzo, quando prendevo 6 e mezzo facevo dei salti così. Oggi gli do 8. Oggi è un giorno da 8. Salvataggio bellissimo, bellissimo, che salva il 2-1 che poteva riaprire la partita e poi fa un gol di testa a volo d'angelo. Boom, che sembra facile, ma non lo è. Bravo Django.
E qui è venuta fuori, secondo me, tutta l'esperienza di Inzaghi nel capire che all'inizio ancora non era pronto. È vero, adesso sta. Se ci fosse stato Darmian, secondo me avrebbe giocato Darmian. Quindi adesso lui sta sfruttando l'occasione che gli è capitata, che gli sta capitando dell'infortunio di Darmian. Però secondo me quei 2 mesi che ha fatto in panchina gli sono serviti a capire gli schemi di Inzaghi, a entrare nel gruppo, a entrare nella mentalità del calcio italiano. Quindi bravo Django e bravo Inzaghi che ha saputo dosarlo e sfruttarlo e lanciarlo al momento giusto. Voto 8. Barella, 6 più. L'anno scorso l'Inter giocava un calcio talmente dispendioso e talmente, secondo me, monotematico che richiedeva sempre un extra di Barella. Secondo me, nel calcio dell'anno scorso, Barella doveva sempre strafare. Nel calcio di quest'anno, con Çalhanoğlu che gioca così, Brozovic che gioca così, Barella ci sono partite dove può tranquillamente fare l'ordinario, come ha fatto ieri. Ieri Barella ha fatto l'ordinario perché non c'era bisogno di fare lo straordinario, mentre invece l'anno scorso, secondo me, era chiamato sempre a fare lo straordinario. Quest'anno l'Inter gioca in una maniera che coinvolge tutti e coinvolgendo tutti, non basandosi su Lukaku, Barella, su quelle 3-4 persone come l'anno scorso, che il gioco dell'Inter era basato su 2-3 persone, quest'anno sono coinvolti tutti, tutti, e Barella non è chiamato a fare lo straordinario perché tante volte gli basta fare l'ordinario con un Brozovic di qua così e con un Çalhanoğlu di là così. Così cosa deve fare? Va bene lo stesso, è uscito un po' stizzito, ma va bene lo stesso. Spedipizza 6 più. Marcellino Panevino. Marcellino Panevino, ogni volta che è nel tunnel degli spogliatoi, che sta per entrare in campo, gli fa: Mister, tirami le chiavi. Eccole, prende le chiavi, prende le chiavi. Queste sono le chiavi del centrocampo dell'Inter. Le chiavi del centrocampo dell'Inter, eh? Marcellino prende le chiavi del centrocampo dell'Inter, se le mette in tasca, va in campo, così apre tutte le porte. Ogni volta che ha un pallone in mano, apre una porta, apre una finestra. Cioè, è incredibile come cosa è diventato questo giocatore. In Italia in questo momento c'è un centrocampista in quel ruolo lì più bravo di Marcellino Panevino? Sì, va bene, i milanisti diranno Tonali, Bennacese, bla bla bla, però loro sono una roba a parte. Ragionando seriamente, c'è qualcuno in Serie A in questo momento nel suo ruolo come regista puro migliore di Marcellino Panevino? Incredibile, cioè 7,5. Altra partita, cioè veramente con una naturalezza. Poi è vero che la Roma ieri avrà anche avuto i suoi demeriti, perché l'Inter ha avuto tanti meriti. La Roma avrà avuto i suoi demeriti. La Roma ho visto che ha dei deficit psicologici, soprattutto psicologici molto pesanti. L'ho visti dopo il 2-0, veramente sembravano. Io ieri li ho definiti che sembravano me dopo il settimo gin tonic, ma veramente i giocatori della Roma dopo il 2-0 mi sono sembrati dei bambini impauriti di fronte ai giocatori dell'Inter. Però ieri Brozo 7,5. Ivan Perisic 7 più. Io farei un minuto di silenzio per Ibáñez. Mettiamo qui. Sarebbe veramente da fare un minuto di silenzio per Ibáñez, che poverino è stato messo fuori ruolo da Mourinho. Avrà avuto i suoi motivi se ha fatto quella scelta. E poveretto, è stato messo dalla parte di Ivan Perisic, che è uno dei giocatori più in forma dell'Inter. Cioè, praticamente l'ha asfaltato. Ogni volta che andava giù lo ruotava. Lo ruotava, 7 più, non dico altro, povero Ibáñez, dite una preghiera per Ibáñez. Çalhanoğlu, 8,5, quarto gol in 5 partite, più gli assist, il parametro zero più amato dagli interisti e più odiato dai milanisti, che continuano nella loro farsa, facendo finta che non gli scoccia che sia venuto da noi, non ci crede nessuno, ma noi li lasciamo nel loro magico mondo. Anche ieri sforna una prova sontuosa con due
Gol da calcio d'angolo con tunnel al portiere, grande Ciala, più assist per Dzeko. E in più, ragazzi, insieme a Marcellino Panevino, veramente asfalta il centrocampo della Roma. È entrato veramente adesso nei panni del ruolo che gli chiede Simone Inzaghi. Torna, alterna la regia con Brozovic. Torna più indietro anche lui. L'Inter ha un doppio regista in questo momento. Il regista ufficiale è Brozovic, ma c'è Çalhanoğlu che gli dà una grande mano. E in più recupera un sacco di palloni. Si mette lì con la tigna, con la grinta. Non è il classico giocatore con i piedi buoni, lezioso, che se gli chiedi di fare una corsa in più non la fa. Te ne fa due in più. Grande Çalhanoğlu, 8 e mezzo. Dzeko, 7 gol dell'ex. Più scontato veramente del mondo, segna, fa una buona partita per un tempo e un po', poi veramente alla fine, un po' per stanchezza e un po' perché il risultato era 3-0 in cassaforte, ha fatto gli ultimi minuti veramente che è stato in campo, quasi a un certo punto l'ha definito un po' pigro Pardo, mi ricordo, ma io non ho capito se veramente non ce la faceva più a correre dietro a certi palloni o se non volesse infierire contro la sua ex squadra. Però insomma, a Dzeko noi gli chiediamo i gol e i gol li sta facendo, mi sembra 11° gol stagionale, sta andando anche oltre le aspettative, perché io da Dzeko mi aspettavo tanto, ma mi sarei accontentato anche di meno da uno di 35 anni, mi sta dando anche di più di quello che mi aspettassi. Bravo Dzeko, voto 7. Correa 6 più, nota negativa della serata, l'infortunio di Correa che purtroppo stava cominciando a inserirsi, stava cominciando a giocare un po' di partite titolare. Anche ieri è entrato, mi sembra, anche lui nell'azione del gol di Dzeko. Quando ha il pallone tra i piedi, ragazzi, si vede che ha un tocco e una tecnica sopraffina. Fa quasi il centrocampista in più che la seconda punta. È quasi un centrocampista offensivo in più. E anche per quello che lui non fa tanti gol, perché dà una grandissima mano al centrocampo. Ieri non mi stava dispiacendo, finché è rimasto in campo gli do 6 più. Poi purtroppo questo infortunio, che probabilmente dicono che lo lascerà fuori fino alla fine dell'anno, non ci voleva. Siamo destinati a giocare sempre con 3 punte noi. Due titolari e uno in panchina. Adesso abbiamo solo Sanchez in panchina, quindi peccato, peccato, peccato. Forza Tucu. Sanchez, 6 più. È entrato anche ieri con la testa giusta, è andato vicino al gol su assist di Django, se non sbaglio. Però, insomma, quando entra il risultato acquisito sul 3-0, magari uno potrebbe entrare anche scocciato, no? Sai, magari voleva giocare un po' di più. Invece no, mi è piaciuto, è entrato con la testa giusta, con la grinta giusta. Bel post su Instagram negli ultimi giorni, dove ha fatto un bel post di gruppo dopo il post della macchina impolverata che non era piaciuto a nessuno. Bravo Sanchez, avanti così, è così che si fa. Quando cioè sei bravo, te lo diciamo. Quando c'è da criticare, critichiamo, ma quando sei bravo, nessuno si vergogna a dirti che sei stato bravo, mi sei piaciuto questa volta, sia in campo che sui social. 6 più di Marco 6, anche lui è entrato sul 3-0, ha dato un po' di fiato ai suoi compagni. Qualche bella corsa, niente di più. Un lento scemare della partita fino al 90°. Non ha fatto cappello e si porta a casa il suo 6. Vidal 6 più. 6 più perché anche lui ha avuto l'occasione del 4-0. È andato a cercare il gol con voglia. Stesso discorso che sto facendo per Sanchez. Poteva entrare scocciato sul 3-0. Invece è entrato con la testa giusta. Gli do 6 più. Vessino 6. Partita come Di Marco, è entrato a risultato acquisito. Mi sembra che sul finale una palla di Django poteva essere gestita meglio e data forse a Vessino. Forse lì avrebbe potuto fare gol Vessino. Però vabbè, insomma, non ci accontentiamo. Voto 6, Sensi senza voto, Inzaghi 9,5. Perché dicono che 10 non si può dare. Io non ho mai visto, come ho detto ieri, a mia memoria, l'Inter giocare così bene a calcio. Poi ripeto, alla fine dell'anno i tifosi sono più contenti con una squadra che gioca male e vince, piuttosto che con una che gioca bene e non vince. Quindi alla fine dell'anno tireremo le somme, però veramente a livello di gioco io non ho mai visto l'Inter, mai nessuna Inter giocare così bene a calcio. Siamo andati a Roma a fare quel cazzo che volevamo in una partita che io temevo. Non ho mai visto l'Inter andare all'Olimpico così autoritaria
e mettere sotto l'avversario con una tranquillità assoluta dal primo al 90esimo. Siamo tutti inzaghizzati, ragazzi, sono felicissimo. Mi fidavo di questo allenatore, sono contento quando è arrivato, ma anche lui sta andando oltre le mie più rosee aspettative in questo momento, veramente. Siamo secondi a un punto dalla prima con un paio di rigori sbagliati che se andavano dentro saremmo stati primi. Abbiamo passato il girone di Champions, ci andiamo a giocare a Madrid il primo posto. Veramente per il momento tutto bello. Arriveranno magari anche momenti un po' più difficili e lì bisognerà stare uniti col mister, non criticarlo alla prima difficoltà perché ricordo sempre è il primo anno che è all'Inter, eh. È il primo anno, eh. Lui sta facendo queste cose al primo anno. Voto 9 e mezzo, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare. Ciao!